Mauro, ricordiamo prima di dare le coordinate del ristorante Bisteccheria da Baffo, che da Baffo ce n'è uno solo, l'originale è in via dei Fulvi numero 8 a Scanzo dei 15. Rispetto per tutti gli altri, però se volete mangiare da Baffo, il vero Baffo è in via dei Fulvi numero 8, quartiere Tuscolano, quadrato, Porta Furba. Bella frate, benvenuti nella nuova puntata di Vivi Roma Television. Ci troviamo nella mitica Bisteccheria da Baffo in via dei Fulvi numero 8. Sono con me alla mia sinistra il padrone, il mitico Mauro. Ciao Mauro. Ciao, buonasera a tutti. E l'ao di Vectov. Il sociaro francese, il sociaro con la R mossa. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci. Ciao, qua. Dai il nome, no? Frederick. Frederick. Allora, intanto devo dirvi una cosa, vedevo da una bella notizia già dalla scorsa settimana, però siccome io so come San Tommaso, non ci credo finché non ci metto il naso. Prego, signori, tranquilla. Dalla settimana scorsa Vivi Roma Television si è fatta veramente in quattro per essere più vicini a voi telespettatori, perché riandiamo in onda anche sulla mitica Telambiente canale 78. Quindi dico, ci siamo fatti in quattro perché a mezzanotte potrete vederci su Video Roma canale 194, all'una appunto come ho già detto su Telambiente canale 78, alle 2 su Lazio TV canale 12 e alle 3 su Gold TV, dalle 3 alle 4 su Gold TV canale 17. Quindi alla grande proprio. Voi quando è che vi fate almeno in due? Noi siamo sempre in due. Lascia la parola alla radiolina. Dai, aspetta che accenno, vai. Mauro ha richiesto tra cassa, telefono, clienti, quindi lo lasciamo libero. Allora, partiamo con il sushi di pesce, Massimo. Sushi di carne di Baffolona. Hai fatto bene, perché se no sembra che da Baffo si mangia solo carne. Non è vero. Assolutamente no. Sta andando alla grande, perché l'abbiamo inserito in alcuni piatti nell'antipasto dello chef, ma abbiamo messo un assaggino. Risultato finale, anche chi pensava che non piacesse il sushi ci ha detto: guarda, ho assaggiato il sushi di carne, ho scoperto che mi piace il sushi. Poi le primizie di stagione, come i funghi porcini, eccoli qua. Guarda che pezzi dei porcini, questi sono veramente porcini. Esattamente, da utilizzare. Come antipasto, un bel carpaccio, funghi porcini, una base di rucola e parmigiano stagionato 48 mesi. Oppure un bel primo, una fettuccina classica, ma con i funghi porcini freschi. Come contorno, scottati alla piastra, sale, olio e un po' di pepe bianco. E si sente solo il profumo, Massimo. Passando si lascia la scia di funghi porcini freschi. Ma anche possono venire a mangiare ottime pietanze i vegetariani e i celiaci, diciamolo. Bravissimo, bravissimo. I celiaci che vengono da noi. Innanzitutto la carne, non c'è problema di contaminazione perché la griglia della carne viene utilizzata solo per la carne. A disposizione pasta, quindi pane e anche i dolci, anche se fatti da noi, senza glutine. Ho messo in evidenza questo fatto perché spesso e volentieri ci sono comitive d'amici in mezzo, c'è o il celiaco da situazione, o il vegetariano da situazione, o quello che sai, questi si fanatici che no, carne, solo pesce. Siccome da Baffo c'è veramente tutto per tutti i gusti e soprattutto ci sono tanti coperti, tanti tavoli, il locale è grandissimo, quindi potete venire tranquillamente perché Baffo vi accontenta a tutti. Sai a dire qualcosa, Mauro? No, niente, dico, accontentiamo tutti quanti, non c'è problema. Come dicevi tu prima, Massimo, 15 varietà di tagli. 15 tagli perché? Dice tutti questi nomi, a volte qualcuno mi dice. Perché? Perché ogni carne è diversa dall'altra. Andiamo a soddisfare carni grasse e col grasso diverso, ad esempio la texana grasso più raggruppato,
la baffolona, il grasso distribuito centralmente, il pamplona, il grasso all'esterno. Quindi, come vedi, anche fra le carni grasse non c'è che uno si deve accontentare, vabbè, carne grassa solo questa. No. Ma ne vogliamo parlare della tau, della tau, della tau, della tau, tau. Spettacolare, carpaccio e tartare di baffolona o di toro. Due carni diverse. Veramente una pietanza per intenditori la tartare. Bravissimo, e logicamente bisogna, per mangiare i crudi, come ben sappiamo, bisogna essere certi e da baffo ad occhi chiusi. Grazie Frederick, diamo le coordinate? Certo, allora siamo aperti tutti i giorni, 7 giorni su 7, il numero è 06 76 90 67 33. La pagina Facebook? Bisteccheria da baffo. Bisteccheria da baffo. Allora... Vabbè, WhatsApp è stato 10 giorni, è stato un attimino, abbiamo avuto un problema con la linea, adesso l'abbiamo ripristinato, è 327 19 81 820, ora rifunziona. Allora, perché da baffo il servizio è veramente completo fino a ogni minimo particolare. Allora, qui abbiamo il futuro, perché poi da baffo la gestione si passa di generazione in generazione. Mo tocca a Mauro, a breve toccherà pure a te, quindi magna tanta carne e preparati, perché fra un po' ti tocca a te. Ok, interessante. Porta avanti alla baracca. Interessantissimo. Come ti chiami? Damiano. Damiano, vuoi salutare amici, tutti i tuoi amici, parenti? Ciao. Se vede che sei il figlio di Mauro, da baffo c'è veramente tutto, bella frate, grandi, ciao Ficco. Vivi Roma, tu lo sai, sempre meglio tu ci dai, sulle mani come me, tutti insieme frate, yeah, yeah, a frappè, c'è qualcuno che fa yeah, è Massimo Marino, puoi chiamarlo col suo nome, lui è Porcino, e adesso senti che ti inizio la serie.